Sì, grazie Presidente. Anche qui facciamo un tuffo nel passato perché c'è una legge del 1991 che diceva che il parco del Delta del Po doveva nascere, parco naturale interregionale del Delta del Po doveva nascere da un accordo fra Regione Emilia-Romagna e Regione Veneto. In assenza di questo accordo sarebbe dovuto sorgere un parco nazionale. Quella legge è rimasta parzialmente inattuata perché i due parchi regionali in realtà sono stati istituiti con però grosse difficoltà e grosse differenze fra la gestione dei due non sempre ottimale. Ci si ritrova oggi in legge di stabilità un emendamento di alcuni parlamentari del PD che istituiscono un parco del Delta del Po. Non si parla più né di parco naturale, non si parla più né di parco nazionale. Secondo noi questa posizione, secondo diverse posizioni ambientaliste, questa vuol dire snaturare e creare di fatto un parco fantasma, un parco che invece avrebbe bisogno di un forte rilancio, un parco che secondo noi è essenziale per la Regione Emilia-Romagna. Quindi io chiedo all'assessore se ha intenzione di prendere posizione contro questo emendamento che per noi è estremamente pericoloso. Grazie. Grazie consigliere Bertani, la parola all'assessore Gazzolo, ricordo che ha 3 minuti. Sì, grazie Presidente. Consigliere Bertani, definire il Parco regionale del Delta del Po, istituito con legge regionale 27 dell'88, dimenticato, preda del bracconaggio e di appetiti edilizi, è un'affermazione per nulla veritiera e anche poco rispettosa. La Regione Emilia-Romagna, i sindaci, la comunità del parco non si sono mai dimenticati del valore di quest'area umida fra le più importanti d'Europa. In questi anni la Regione e gli enti locali hanno lavorato per consolidare la gestione dell'area protetta, come dimostrano i piani territoriali già approvati per 5 stazioni del parco e in approvazione per la sesta stazione, i regolamenti nonché le misure di conservazione e piani di gestione per i siti della rete Natura 2000 interessati da questo territorio. La Regione sta predisponendo il rinnovo della convenzione triennale attraverso la quale assegna contributi per la manutenzione del complesso Vallivo di Comacchio. 2 anni fa ha assegnato un contributo di 1 milione per spese di investimento. Inoltre in questi ultimi 2 anni ha accresciuto il proprio contributo per le spese di gestione. 2 mesi fa la Giunta ha approvato il regolamento presentato dal Parco per l'attività venatoria dell'area contigua, il quale prevede una ulteriore riduzione della pressione venatoria. Inoltre il Parco è partner della Regione in un progetto Interreg che ha come capofila la Regione e coinvolge altri 3 parchi regionali e 7 parchi europei, finalizzato a definire le soglie di carico turistico sostenibile nelle parti naturalistiche più delicate dell'area protetta. Rigetto anche ogni forma di strumentalizzazione di presunte azioni di bracconaggio, di cui fra l'altro non abbiamo segnalazioni recenti da parte dei carabinieri forestali. Forse il consigliere Bertani si riferisce all'importante lavoro svolto da ISPRA in collaborazione con il Parco regionale del Veneto per mettere in campo misure a contrasto di attività illecite all'interno delle aree vallive private interdette all'accesso. Seppur l'analisi non riguarda la parte emiliana, nell'obiettivo di una gestione unitaria rappresenta questo lavoro un risultato prezioso per un sistema di monitoraggi più efficace ed efficiente. Nel merito del quesito, nel 2015 è stato raggiunto lo straordinario riconoscimento di riserva MAB UNESCO, che ha avviato una collaborazione positiva fra i 2 parchi e le 2 regioni, insieme agli enti locali, rafforzando la convinzione che serva un'unica governance attraverso la nascita di un parco interregionale. Una scelta in linea con quanto la Regione Emilia-Romagna ha previsto l'articolo 18 della legge regionale 13/2015 votata in quest'Aula. L'emendamento in discussione ha dunque un solo e chiaro obiettivo, il rilancio del Delta del Po e della sua governance. Il consigliere Bertani parla di un rischio di abbassamento del livello della tutela naturalistica ambientale. Non è così perché ci sono già. Al contrario, è un'opportunità per raggiungere l'obiettivo da anni perseguito, quello di superare una condizione di duplicazione gestionale amministrativa che è causa di diseconomie, difficoltà operative e disomogeneità nella programmazione, tale da limitare le potenzialità competitive a livello mondiale di quest'area straordinaria. La governance unitaria della riserva della biosfera UNESCO ha dimostrato che si possono ottenere risultati importanti, come ad esempio cito il Forum Mondiale dei Giovani UNESCO che si è tenuto a settembre scorso.
quando però i due parchi hanno lavorato insieme. Per questo l'emendamento ci offre una nuova e importante opportunità sul fronte della tutela della biodiversità, della promozione, valorizzazione e crescita del Delta del Po. Non coglierla sarebbe miope e significherebbe fermare la crescente volontà delle regioni e ripercorrere una storia che lei ha citato, già vissuta, che nonostante quanto disposto dalla legge nazionale 394-91 non ha ancora consentito l'istituzione di un parco interregionale. La proposta di costituire un unico parco del Delta del Po, partendo dal basso e dalla capacità dei territori di partecipare in modo attivo alla definizione del modello gestionale, è l'unica soluzione realmente capace di corrispondere all'assoluta peculiarità di questa grande area e delle sue specifiche esigenze, nella direzione equilibrata di una crescita sostenibile. Concludo informando il consigliere Bertani che un parco interregionale non è un parco fantasma, perché l'unico parco interregionale attualmente esistente in Italia è quello del Sasso Simone Simoncello, che abbiamo sostenuto insieme alla Regione Marche, istituito insieme alla Regione Marche. La governance di questo parco funziona molto bene e sta dimostrando che se c'è la volontà si può far funzionare un parco tra più regioni senza la necessità di istituire un parco nazionale. Per riuscirci, e chiudo con un auspicio, è importante che anche le associazioni ambientaliste dialoghino non solo con il governo ma anche con la regione per mettere in campo un vero lavoro di rete con il contributo di tutti. Grazie, consigliere assessore Gazzolo. La parola al consigliere Bertani, a 5 minuti. Sì, grazie Presidente. Beh, non sono affatto soddisfatto e non sono affatto d'accordo con l'assessore, perché in quell'emendamento si parla di parco, punto. Non si parla né di parco regionale, interregionale, né di parco, né di parco naturale. Né naturale né interregionale, è un parco, è per quello che viene definito parco fantasma, perché nel nostro ordinamento esiste il parco nazionale ed esistono i parchi naturali ed esistono i parchi interregionali, che in Italia ne esiste uno. Quel parco interregionale sono 26 anni che attende di nascere, quindi probabilmente qualche problemino c'è, assessore. Non è che lei mi può dire stiamo facendo tutto, ormai è pronto. Dov'è che è pronto? Sono 26 anni che la legge è lì. E fra l'altro è profondamente innaturale andare a utilizzare un emendamento in legge di bilancio, perché se lei ci dice questa questione va concertata, infilare un emendamento in legge di stabilità non è certamente concertazione. Quindi il rischio di questo parco e di quell'emendamento c'è, e non è quello che lo dice solo il consigliere Bertani, lo dicono più di 20 associazioni ambientaliste. Il tema quindi c'è. E infilare in una legge di bilancio un emendamento di questo tipo, secondo noi è una forzatura. Secondo noi la Regione dovrebbe prendere posizione, anche perché in emendamenti in quella legge di stabilità, che magari riguardavano, guarda caso, i vitalizi, che invece avrebbero spostato dei finanziamenti e dei fondi, sono stati rigettati perché non attinente alla legge di stabilità. Noi riteniamo che sia responsabile trattare questo tema, che è delicato, sulla quale ci possono sicuramente essere visioni diverse. Per me la soluzione è il parco nazionale, per lei è il parco interregionale, ma scrivere un emendamento di corsa e buttarlo lì è pericoloso, perché toglie diverse tutele, diverse particolarità, toglie il focus dalla tutela della biodiversità, togliendo il fatto che è naturale, e quindi mette in pericolo quell'area. Quindi il tema c'è tutto, e a me dispiace che lei invece non voglia prendere questa posizione. Grazie.